Ispirazione quotidiana. Oggi mi rendo conto che niente è mai irreversibile. Ispirazione di oggi. Beh, niente è mai irreversibile, in realtà non è così, ovviamente, ma ci serve questo niente è mai irreversibile per rafforzare la conoscenza e la comprensione di quest'ulteriore bias molto interessante. Cosa sono i bias? Distorsioni. Perché sono cognitivi? Perché non soltanto agiscono sul nostro modo di pensare, ma condizionano il nostro comportamento. Qual è la frase che potremmo utilizzare per riassumere il significato di bias cognitivi? Quella di William James, che diceva: la maggior parte delle persone sembra che stia pensando, in realtà sta soltanto riorganizzando i propri pregiudizi. Che cos'è il bias irreversibile versus reversibile? Di questo si tratta. È molto vero, mi viene da dire, cioè credo che tutti lo abbiamo drammaticamente, anche per certi aspetti, sentito. È la distorsione che fa sì che diamo valore di reversibilità a molti eventi e azioni che in realtà sono assolutamente reversibili. Cioè, diamo un valore di impossibilità di modifica, appunto di irreversibilità, a ciò che invece è tranquillamente modificabile. Diamo peso, gravità a cose che in realtà non sono affatto né pese né gravi. Mi viene in mente una cosa che diceva Dale Carnegie. Diceva: se noi guardassimo la nostra vita in questo modo, la nostra vita ha il 90% di cose che funzionano e il 10% di cose che non funzionano. Il 90% di cose vanno bene, in genere, naturalmente, il 10% di cose vanno male. Saremo felici quando smetteremo di dare peso al 10% di cose che non vanno bene e a valorizzare il 90% di cose che vanno bene. Questo è, per certi aspetti, diciamo così, con una immagine relativa, ecco, analoga, il processo reversibile e irreversibile. Noi diamo peso di irreversibilità al 90% di cose che in realtà sono reversibili, che possono essere tranquillamente risolte, che non sono tragiche, che non sono drammatiche, che non sono disastrose, che non finiranno nell'apocalisse. Non stiamo ragionando sulle cause dei bias, eh? In questo caso, ovviamente, come si fa a essere reversibili in un mondo che è perennemente affogato nell'emergenza, che fa delle emergenze sulla sua ragion d'essere? Ovviamente è molto difficile, tanto che appunto diventa una sfida ancora maggiore, per quello ve l'ho voluto porre proprio come meccanismo di consapevolezza per la nostra crescita personale. Pensate a questo. Un esercizio che invito a fare, che invitano a fare anche tanti formatori, è quello di porsi a distanza, no? Quella che in PNL si chiama stato di dissociazione, o con anche una submodalità dell'allontanamento, del porsi in prospettiva, del rimpicciolire, grande, piccolo. Quello che è grande rimpiccioliamolo, quello che è vicino allontaniamolo. Io un altro esercizio che propongo è quello di vedersi in prospettiva temporale. Tra 10 anni, questa cosa qui che mi sembra così terribile, come la vivrò? Tra 5 anni, come la vedrò? In che prospettiva la vedrò? Mi sembrerà ancora così tragica? Non è detto che non lo sia, cioè non è detto, per questo dicevo, il mai niente è mai irreversibile. È un titolo che ci serve didatticamente. Ci sono cose che sono irreversibili, certo. Certamente, ma anche saper distinguere il reversibile dall'irreversibile, Dale Carnegianamente parlando, ci porta a un'apertura, a una prospettiva di apertura straordinariamente vibrante, fresca, freschissima, da cielo aperto nella notte stellata più bella della nostra esistenza. Già soltanto ben ordinare ciò che è reversibile da ciò che è irreversibile. Pensate di applicarlo ai comportamenti che avvengono nella vostra giornata, ad
alle situazioni con gli altri, a quello che fanno i vostri figli, alle cose che accadono, ai piccoli incidenti, alle piccole grandi tragedie, agli errori, ai problemi nel lavoro, in tutti i settori. Pensate, quando, ragionate, quando si innesca in me questo processo per cui questa cosa qui mi sembra la morte, quando invece non è niente. Questo è il meccanismo reversibile e irreversibile. È veramente molto contemporaneo. Vi invito a riflettere su di esso.